Mister, un super caprile, una prestazione solidissima della squadra, un punto che vale quanto? Sì, no, io direi una super squadra, non solo super caprile perché poi la squadra ha fatto una partita eccellente e direi ancora di più non solo legato al fatto dell'avversario che sappiamo di che livello è, penso che saremo l'unica squadra con la quale loro non vinceranno tra andata e ritorno, ma soprattutto perché venivamo da una sconfitta che direi sanguinosa di mercoledì, cui meritavamo non di pareggiare e di vincere, ci siamo trovati con 1-0-3 in casa che la squadra ha dimostrato per l'ennesima volta tutti insieme di avere un grande carattere, una grande determinazione e io dico che siamo più forti di qualsiasi situazione, da qui alla fine sapremo le difficoltà che abbiamo, ma ho la certezza che chiunque venga chiamato in causa farà il suo alla grande, quindi continuiamo su questa strada, ci prendiamo questo punto che dà entusiasmo e adesso dobbiamo voltare velocemente perché mercoledì è di nuovo ora. Questa reazione dopo la Pro Sesto arriva nel momento giusto e arriva soprattutto contro una grande squadra, Sì, come dicevo. la squadra avversaria è magnifica, giocano un calcio sotto tutti i punti di vista bellissimo, quindi è stata anche proprio una bella partita, è normale che noi dovevamo fare questo tipo di partita di sofferenza, poi sappiamo che i secondi tempi, i cinque cambi, le partite ravvicinate cambiano ancora di più l'inerzia delle partite, quindi siamo riusciti a soffrire anche nell'ultima parte di partita, poi è chiaro che ci va anche un po' la componente di fortuna, ma penso che alla fine è quel tipo di fortuna che questa squadra qua è in grado di andare a cercarsi, quindi sono molto soddisfatto e faccio veramente i complimenti a tutti. Cosa ti è piaciuto di più, mister, di oggi? Ma la reazione, perché intanto il punto, parliamo di cose concrete perché noi dobbiamo alla fine salvarci il punto e la capacità della squadra di voltare subito pagina e di prendere consapevolezza, ripeto, sì che venivamo da questa brutta sconfitta, ma anche la conoscenza di quello che possiamo fare l'abbiamo dimostrato penso nel giorno e nella partita più difficile.